cose che sono all'interno della vita sanitaria. Noi abbiamo portato avanti una vertenza per chiedere che venisse riconosciuto un tetto per il lavoro svolto durante la pandemia. Chiaramente non solo noi in Molise, ma chi ha la risposta a questi bandi doveva avere una valutazione differente rispetto ad altri. Abbiamo avuto diversi incontri con il Consiglio regionale, con il direttore sanitario. Il Consiglio regionale ci ha dato ascolto, in realtà a metà gennaio ha approvato all'unanimità una mozione che impegnava appunto il Presidente a far emanare questi avvisi, ma questa mozione non ha mai avuto seguito, sono rimasti in vigore gli avvisi pubblici sono usciti ad ottobre, sia per OSSA che per infermieri, ma per tutte le altre figure professionali. Noi stiamo andando avanti affinché appunto vengano emanati questi avvisi e vengano cambiate le nostre condizioni contrattuali, perché in realtà siamo anche personale che nel corso di quest'anno si è formato. Tengo a precisare che non siamo solo nel reparto Covid, siamo stati assunti anche nel reparto non Covid, questo a testimoniare delle gravi carenze che ci sono, c'erano anche prima dell'emergenza. Stiamo portando avanti questo impegno affinché vengano appunto cambiate le nostre condizioni contrattuali, ci venga riconosciuto comunque il lavoro che abbiamo svolto. Molti miei colleghi si sono ammalati, hanno contratto il Covid, sono rimasti a casa senza stipendio, non abbiamo nessuna forma di tutela, malattie, ferie, non abbiamo avuto accesso ai fondi messi a disposizione dal governo per i preparatori sanitari che hanno lavorato durante l'emergenza, nulla. Insomma, lavoriamo al pari dei dipendenti, ma siamo privati praticamente a tutti gli effetti di una struttura pubblica. E, abbiamo chiesto comunque che vi abbia un incontro al Ministero, sia della salute che del lavoro, per capire se la nostra situazione in Molise è anomala o è difficoltà, perché nelle altre aziende sanitarie in tutta Italia sono stati emanati appositi avvisi pubblici in base ai fondi stanziati dal governo. E niente, questa è la mia testimonianza. Grazie Ilaria. Antonio Sorbo, si prepara Martina dell'Unione degli Studenti.